Allora, inizio con un'introduzione di visione globale quantica, ovvero la visione quantica a 360 gradi, quindi la visione del tutto, in pratica integra un po' tutte le varie discipline, quindi dal PNEI, l'epigenetica, la nutrigenomica, l'interazione con il microbiota, il cervello addominale, il cervello cardiaco, il cervello cranico, eccetera. Si basa tutto poi su questi fenomeni elettrici, bioelettromagnetici e interazioni fra i campi elettromagnetici esterni, e quindi sono quelli esogeni, con quelli endogeni, perché vedremo che noi viviamo proprio di questi campi elettromagnetici naturali. Ma siamo poi influenzati fortemente da altri campi elettromagnetici che a loro volta possono essere naturali, per esempio quelli generati da Madre Terra, o purtroppo quelli artificiali. Vedremo che molte persone hanno una diversa tolleranza e sensibilità a questi campi elettromagnetici artificiali. Attualmente vengono definiti elettrosensibili. Sino a pochi anni fa venivano associate a forme esclusivamente psicosomatiche. Un lavoro relativamente recente ha dimostrato invece che gli elettrosensibili lo sono e quando vengono sottoposti a emanazione in laboratorio di campi elettromagnetici noti, con un periodo di latenza che varia intorno a 20-30 minuti, si manifestano una serie di cambiamenti. È un lavoro che andrebbe discusso, poi lo faremo magari con l'alta formazione. Quello che è importante ricordare molto, molto rapidamente è che quando parliamo di risonanza e quindi di tutte le varie frequenze, vedremo quante frequenze ci sono in natura e non solo. Abbiamo a che fare, per esempio, con la famosa o metodo diagnostico risonanza magnetico-nucleare, quindi il fatto che noi andiamo a parlare di risonanza al mondo scientifico ufficiale non deve così alterare più di tanto. Purtroppo sappiamo che ancora quando andiamo a parlare di fenomeni risonanti non si riesce bene a capire di che cosa si parla. Allora, prima di tutto facciamo l'esempio con i suoni, poi metterò delle altre slide perché quello è un po' più facile. Se il nostro corpo è quindi costituito, c'è qualcuno con l'audio aperto, oltre al mio. Giorgio, dovresti silenziare tutti. Sì, Perfetto. vai, vai, ci sto dietro, ma ogni tanto Perfetto. qualcuno lo... Allora, il range di frequenze che ci influenza è enorme. Ora poi lo vedremo quanto sia estremamente vasto. Ma la cosa importante da capire è che in base alle frequenze, a parità di, diciamo, intensità, per prendere un punto di riferimento, gli effetti possono essere ben diversi. La cosa importante è come mai siamo così tanto influenzati da questi campi elettromagnetici esterni. Allora, prima di tutto noi viviamo per l'esistenza di biocampi elettromagnetici endogeni, ma non solo noi viventi umani, un po' tutta la vita umana. Tant'è che, come spiega il professor Del Giudice, il campo magnetico biologico è praticamente una sorta di governatore che permette alle numerose molecole che si incontrano per tutte le varie reazioni, che sono un numero incredibile, di non avere praticamente errori. Questo è un po' il punto. Se il campo bioelettromagnetico è colui che è il governatore delle reazioni biologiche, se questo viene influenzato negativamente, per esempio dall'elettrosmog, da tutta una serie di frequenze che non sono ben compatibili con la vita umana,
quanto veniamo influenzati? Ecco che solo recentemente sono cominciati una serie di lavori che cominciano a dimostrare che oggettivamente l'elettrosmog può essere una problematica e che quindi questi nostri biochem, questi nostri biocampi elettromagnetici possono essere non ottimizzati come sarebbe vivere all'aperto in mezzo alla natura, perché mai come in questa epoca siamo attraversati da un numero di frequenze di campi elettromagnetici artificiali e non c'è mai stato un uguale nella storia. Allora, altro motivo per cui noi siamo così influenzati dalle vibrazioni e dai fenomeni di biorisonanza, in bene e in male. Il corpo umano, come dimostrò il dottor Pollack, è sì in percentuale in peso sino al 70% d'acqua mediamente, ma come numero di molecole si supera il 90%. Parte di questa acqua, ormai molti di voi già lo sanno, è strutturata, organizzata, e quindi questa forma di strutturazione ci rende solidi. Immaginiamo e ricordiamo che la medusa, come numero delle molecole, è ancora ha una percentuale di acqua ancora più alta, addirittura l'acqua che la circonda è più concentrata di quanto non sia la medusa stessa. Come fa a essere viva, gelatinosa? Proprio per i campi elettromagnetici. E qui vediamo l'enorme range di frequenze. Partiamo dal corrente continua, quindi la corrente continua che frequenza è? È 0 Hz, perché quando si inizia a parlare di frequenza si passa alla cosiddetta corrente alternata, ovvero la frequenza è il numero di oscillazioni al secondo. In base al tipo di frequenze, quindi, cambia proprio le due grandi famiglie, diciamo, le due grandi categorie: le frequenze che appartengono alle radiazioni non ionizzanti e quelle ionizzanti. Man mano che aumenta la frequenza, vediamo, aumenta anche l'energia. Noi vediamo uno spettro limitato di frequenze, che è la parte visibile, quindi i nostri sensi sono molto limitati. Per quanto riguarda invece l'audio, non andiamo più in questo range visibile, ma andiamo su frequenze molto molto più basse, perché la parte udibile e che anche percepiamo parlando per esempio di suoni e di musica è un range che va intorno dai 16-20 Hz sino intorno ai 20.000 Hz su persone che riescono a percepire le frequenze più alte. Ora, tutte le alte frequenze che noi non riusciamo né a ascoltare né a vedere ci influenzano, e molto notevolmente. Ora, basta ricordare quanto il range delle frequenze, per esempio, della corrente di alternata a 50 Hz a 230 volt, rientri fra le frequenze basse, perché stiamo intorno ai 50 Hz, ma man mano che noi andiamo avanti, ecco che andiamo nelle frequenze, c'è qualcuno con l'audio aperto, eh? Andiamo in frequenze sempre più alte, sino ad arrivare ad esempio per la generazione ancora attuale, cioè la quarta generazione, intorno ai megahertz. E così abbiamo qui il range delle microonde, che è la banda più alta che noi purtroppo con cui avremo a che fare quando ci sarà la quinta generazione di telefonia. Quindi, in modo molto molto rapido, vediamo innanzitutto come si creano, come sono costituiti questi campi elettromagnetici. Innanzitutto, il campo elettromagnetico è costituito da un campo, appunto, magnetico e uno elettrico. Questi due tra di loro sono perpendicolari e hanno un specifico senso di propagazione. Facciamo l'esempio tipico. Questa è una abat-jour. Quando è scollegata, la spina è scollegata, come vedete, il campo elettrico è limitato alla zona della spina,
come è facile dimostrare, per esempio, con un rilevatore di campi elettromagnetici. Nel momento in cui io la collego, ma ancora non ho agito sull'interruttore, il campo elettrico, come vedete, è diventato molto più ampio come zona. Ma quando inserisco l'interruttore, quindi accendo, in questo caso l'abat-jour, passa il flusso di elettroni, quindi quando passa corrente, e quindi in questo caso si crea anche il campo magnetico, nel totale abbiamo il campo elettromagnetico. Questo poi diventa tanto più, usiamo questo termine per intenderci, intenso, quanto più corrente passa. Un altro esempio che io faccio tipicamente è la rilevazione di campi elettromagnetici, per esempio con il phon oppure con un ventilatore. Se lo metto, supponiamo abbiano tre posizioni. In posizione 1 ho un campo elettromagnetico, diciamo, di medio-bassa intensità, sempre relativamente. In posizione 2, cioè il phon o il ventilatore aumenta la sua velocità, quindi succhia più corrente, passa più corrente, il rilevatore di campi elettromagnetici mi fa vedere che il campo è diventato più intenso, e se aumento ancora la velocità del ventilatore e del phon, il campo elettromagnetico diventa molto intenso, tant'è che se anche mi allontano continua a darmi un'attivazione di soglia di attenzione. In genere i rilevatori di campi elettromagnetici hanno sia un sistema visivo sia uno uditivo. Quindi, come abbiamo visto in modo molto generale, abbiamo questi campi elettromagnetici naturali. È vero, si parla quindi di geomagnetismo, ma oltre quello della Terra, ma poi ci sono quelli solari. Qualcosa di molto importante, perché il Sole ci influenza notevolmente. Noi abbiamo, come vedremo tra un po', un grande scudo elettromagnetico che certe volte viene deformato da tempeste solari. Lo vedremo fra un po'. Altri, e sono quelli di cui purtroppo parliamo di più, proprio perché ci vanno a influenzare non positivamente, sono quelli artificiali, e abbiamo visto che hanno un range estremamente ampio. Qui c'è tutta una bibliografia su come, per esempio, disturbi geomagnetici possono, da tempeste solari, da attività solari, possono alterare la nostra salute. Qui addirittura si parla di rischio cardiovascolare. Abbiamo accennato come sia limitata la frequenza udibile umana, ma io poi mi soffermerò sulle frequenze subsoniche, perché sono quelle generate da Madre Terra. Vedremo come. Allora, ricordiamoci che il pianeta Terra è un enorme elettromagnete. Il campo elettromagnetico dovrebbe essere in teoria simmetrico. La frequenza di Schumann, quindi, che è una risonanza che si forma tra il pianeta Terra, quindi tra la crosta terrestre, e la ionosfera, quindi proprio una risonanza, ha a che fare sì con la frequenza di cui tanto si parla, 7,83 Hz e dintorni. Io arrotondo per semplicità a 8 Hz. Ma in caso di tempeste solari, in caso anche di attività come tempeste temporali, fulmini, questa si innalza, può arrivare anche a 30-40 Hz, per poi ritornare alla frequenza, diciamo, normale, quella intorno agli 8 Hz. Questo è come si, per esempio, si misura la frequenza di risonanza. Ora, il Sole ha una sua forte attività solare, ed è uno dei motivi per cui i campi elettromagnetici, diciamo che queste radiazioni dal Sole, vanno anche a influenzare la biologia, e qui è una delle connessioni fra biologia e campi elettromagnetici, ai cambi di stagione. Ai cambi di stagione c'è un'alterazione del sistema serotoninergico e quindi della melatonina,
Ora, questo è anche correlato a una diversa attività, quindi non solo attività elettromagnetica, non è solo l'incremento della temperatura, l'incremento di una serie di parametri climatici, ma anche per una maggiore attività proprio dei raggi solari, o meglio, di quelli che arrivano da noi sul pianeta Terra. Qui si vede chiaramente come lo scudo elettromagnetico, in caso di forte vento solare, si deforma e prende una forma che ricorda vagamente una specie di ape. Ecco, queste sono alcune immagini delle tempeste solari. Il vento solare interagisce, come abbiamo detto prima, col campo magnetico terrestre, magnetosfera, lo distorce. Ora, per farla molto breve, per arrivare a capire come mai noi siamo influenzati da frequenze, tantissime frequenze che risuonano, ovvero è una forma di tuning, perché vedremo tra un attimo che in un certo senso è un po' come sintonizzarci su una frequenza di una radio anziché su un'altra. Cioè, il nostro sistema bioelettromagnetico non solo a breve distanza riceve e trasmette, per esempio, sarebbero le interazioni bioelettromagnetiche fra soggetti umani a breve distanza. Non entro nel discorso dell'entanglement a distanze anche infinite. Parliamo proprio di campi elettromagnetici più misurabili, quindi a distanze breve. Di questo ne parleremo un po' tra un po', vedendo come siamo assimilabili a una specie di grande diapason. Con le altre diapositive poi vediamo il tutto, ma la cosa importante di adesso è che gli effetti psicofisiologici sugli esseri umani, dati e studiati dalle tempeste, dall'attività elettromagnetica del Sole e quindi anche dalle varie tempeste solari, sono state studiate, per esempio, in Russia addirittura dal 1948 al 1997, e hanno osservato che i sintomi includono mal di testa, palpitazioni, sbalzi d'umore, senso di malessere generale. Questo per dire che, soprattutto nei periodi in cui il Sole è particolarmente attivo, o meglio, che da noi arrivano queste radiazioni con maggiore intensità, anche vari esseri viventi, soprattutto quelli più sensibili, hanno una serie di manifestazioni. Alcuni invece potrebbero essere attraversati come da una specie di forma di iperattività. Quindi, andando molto, molto rapidamente, ecco per esempio il discorso dell'aurora boreale, quando lo scudo elettromagnetico tende ad assottigliarsi in alcune zone nell'emisfero nord-sud, è praticamente quasi normale, ma se dovesse manifestarsi in altre aree ci sarebbe da preoccuparsi. È bello, sicuramente molto affascinante, ma è dovuto a un assottigliamento. Allora, vado velocissimo, qua ci sono tutte bibliografie per supportare tutto quello che abbiamo detto. Ora, quanto le frequenze ci influenzano? Abbiamo visto che quindi risonanza, per tuning, siamo influenzati da quello che sono trasmissioni, quindi le trasmissioni radio, da quelle che sono poi cellulari, tutto quello che è energia nell'etere, ma la particolarità è che pare che ci siano influenzati anche i batteri intestinali, è quello ora che ci interessa in questo, diciamo, in questo accenno. I batteri intestinali, i batteri in generale, ma i batteri intestinali, per quanto ci riguarda, studiando appunto il microbiota intestinale, potrebbero essere influenzati dai campi elettromagnetici esterni, e quindi il gut brain axis, eccetera.
Ricordiamoci che il microbiota, come è già stato accennato prima, il gut brain axis nel suo forma di equilibrio è fondamentale per il sistema immunitario, per il metabolismo, per l'energia vitale. Quindi immaginate se i batteri intestinali fossero effettivamente alterati a livello elettromagnetico, potrebbe essere un grosso problema. Ma alcuni lavori già ci sono. Per esempio, questo lavoro va a valutare gli effetti dei campi elettromagnetici ad alta frequenza sull'accrescimento del possibile accrescimento di batteri, quindi del problema della resistenza agli antibiotici. Di lavori ce ne sono anche altri, ma dobbiamo rapidamente andare al discorso dei biochem. Allora, noi abbiamo già visto una l'S drive, che è una, in questo caso, una spirale di ricezione di segnali. Invece abbiamo la Vital Aging Card, come vedete c'è sempre la doppia spirale. Poi vedremo, ho fatto anche una serie di prove a livello strumentale per vedere che cosa emette. In questo caso la doppia spirale emette dei campi frequenziali, poi abbiamo un microchip, io sono andato a misurare con un oscilloscopio digitale proprio che cosa andava a emettere. Ora, qual è la particolarità? Che abbiamo visto quando la frequenza di Schumann aumenta, non siamo più intorno agli 8 Hz che riguarda lo stadio alfa. Lo stadio alfa è quello del rilassamento, è quello anche del pre-REM. Quindi lo stato in cui si sta bene, ma è anche lo stadio ottimale per la rigenerazione cellulare, per ottimizzare il sistema immunitario e così via. Se mi arriva in quel momento la frequenza mi fluttua a 30 Hz, quindi entro nel re, non più madre terra, e mi dà una biorisonanza, una sintonia, un tuning con le onde alfa, ma mi ha a farmi sintonizzare, a farmi quindi biorisonare sulle onde beta, io ho uno stato di veglia, attenzione, è una forma di iperattività. Ecco, soggetti che sono già tendenzialmente ansiosi, agitati, a tendenza di tachicardia, potrebbe accadere quella similitudine che abbiamo, una similitudine con quel fenomeno che abbiamo visto prima delle tempeste solari, come avere una specie di iperattività. Ora, il punto fondamentale è che per quanto riguarda la Vital Aging Card, ma oggettivamente funziona? C'è bisogno di una forma di intenzione, di concentrazione? Allora, abbiamo già detto che siamo fatti in gran parte di acqua, quindi siamo influenzati da queste forme di campi bioelettromagnetici. Andiamo a vedere come, per esempio, potremo contrastare o ripolarizzare il nostro campo bioelettromagnetico, ad esempio l'utilizzo di questo dispositivo. Passo ora a delle immagini. Ecco, si vede? Sì, si vede benissimo. Perfetto. Allora, molti di voi sapranno cosa sono questi strumenti. Sono oscilloscopi, rilevatori di campi elettromagnetici. Sono alcuni strumenti del mio laboratorio dove vado a rilevare appunto sia i campi elettromagnetici, sia segnali elettrici e tanto altro, ma anche come il nostro corpo umano può reagire
e lo misuriamo attraverso, per esempio, la pressione arteriosa, il pulsimetro di cui oggi ormai tutti sanno come utilizzarlo, con per esempio il biofeedback, che misura proprio un'attività elettrica e fluttua molto rapidamente per l'instaurarsi del sistema nervoso simpatico, o al contrario, mentre ci si rilassa, aumentano dei valori. Allora, adesso andiamo a vedere. Ecco. Questa la vedete? No, 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 ti sei sconnesso, no? Non sei più condivisibile. Allora. Non sei condiviso. Non sono condiviso. Allora. Eccola. Era sconnessa momentaneamente. Arrivata? No, non vediamo. No, non c'è condivisione. Ecco, ora sì. Ora data? Sì, okay. Sì. Allora, questa qui è penso che quasi tutti voi conoscete questo dispositivo. Come vedete, c'è un elettrodo collegato su una parte, sul margine destro, guardandola da davanti. L'altro morsetto è completamente scollegato, quindi qui non c'è nessun circuito collegato. Come vedete, il segnale è praticamente a zero. Ecco, è arrivata adesso questa? Sì, sì, assolutamente sì. Perfetto. Allora, che cosa andiamo a vedere? Questo è il primo elettrodo, questo è il secondo. Io sto andando a misurare in modo oggettivo, razionale, riproducibile e ripetibile che all'interno del microchip c'è un segnale e neanche tanto basso. Vi ricordate, prima era praticamente una linea? Quindi io semplicemente ho misurato il segnale in uscita al microchip. Questo per chi pensasse che questo dispositivo fosse un pezzo di plastica, non emette niente. Provate a misurare con un oscilloscopio un pezzo di plastica, vedrete che non ha nessun segnale di questo tipo. Adesso, se riusciamo a farlo partire, vediamo il video. Si vede, eh? Si vede bene. Ok, l'audio lo sentite? Beh, commentalo tu. Ve lo spiego io. Allora, qua sto semplicemente spiegando quello che avevo già anticipato. Quindi, qui prima ve l'ho fatto vedere in foto, adesso ve lo voglio far vedere in tempo reale, perché in foto uno pensa sempre abbia truccato qualcosa. In tempo reale, ecco che mi avvicino, ecco, guardate, tac! Appena io ho toccato il microchip, ecco che è arrivato il segnale. Pari, pari, pari. Ora, tra poco mi allontanerò. Ecco qua, praticamente non c'è nessun segnale. Quindi questo dimostra in modo inequivocabile, riproducibile da chiunque, proprio che abbiamo un dispositivo che emette che cosa? Emette varie frequenze che mi permettono
da un punto di vista pratico, pragmatico, di ottimizzare alcuni campi bioelettromagnetici. Allora, dal punto di vista empirico, da prove che abbiamo già fatto e ne abbiamo fatte anche in pubblico con molte persone, il primo effetto che abbiamo è quello che aumenta la forza con una prova di forza massimale, ma aumenta anche l'equilibrio, tipo facendo tecniche di equilibrio, tipo per capirci esercizi yoga o similari, aumenta l'equilibrio fisico. Questo sembra qualcosa da poco, ma in realtà no, non lo è. Il senso di equilibrio fisico è l'incremento della forza fisica in quanto tempo. Qui parliamo di un trattamento che dura un minuto, cioè sono rapidissimi. Il passaggio praticamente con questa card si parte dai piedi, si arriva alla sommità della testa, si ritorna verso i piedi, due o tre passaggi. 10 secondi. Sì, ora io l'ho voluta fare, non volevo fare quello del miracolo, però è riproducibile. Questo, io sono uno scettico, un ricercatore scettico, e a suon di test e di prove abbiamo visto che tanto più la persona ha stanchezza, sensazione di fatica, inquinamento elettromagnetico, quindi stress elettromagnetico, tanto più gli effetti sono evidenti. Ora, qual è la teoria? La teoria è che vada a riequilibrare molto rapidamente delle alterazioni bioelettromagnetiche, probabilmente anche abbiamo visto prima che siamo come numero di molecole formate di acqua oltre il 90% sino al 99%. Il nostro DNA si comporta come antenna vibrante ricetrasmittente. Tutto praticamente, noi siamo fatti di vibrazioni, quindi quando parliamo di biorisonanza abbiamo a che fare con vibrazioni. E questo è un concetto che deve essere fondamentale. Ora, chi è che aveva già identificato questo, tutto questo che vi stavo dicendo? Già nell'antichità, in Oriente si parlava di prana, in India di chi e di chi, di chi in Giappone, da cui chi hai le tecniche di acquisizione di energia. Tai chi, ecce, in greco il pneuma. Quindi tutto quello che è energia è connesso a una forma di vibrazione e biorisonanza. Ora, questo discorso è facile da capire. Noi possiamo biorisuonare in modo salutistico, costruttivo, potenziativo o in modo distruttivo. È molto semplice. Quando noi siamo vicini a campi elettromagnetici, siamo permeati da campi elettromagnetici artificiali, la nostra coerenza, la nostra sintonia con i campi elettromagnetici interni e endogeni non è più bene in equilibrio. Ora, questi squilibri nel tempo possono alterare lo stato di salute? Un esperimento che abbiamo fatto ed è riproducibile facendo prove con la Vitalizing Card è prendere il cellulare. Una di queste prove le facemmo con Giorgio a una di quelle cene quando potevamo fare ancora corsi dal vivo, con tanti vari prof, prendendo il cellulare e ponendolo sul cuore, cellulare acceso ma in stand-by, ponendolo sul cuore per 30 secondi. Rifacendo lo stesso test, la stessa persona che prima aveva una forza maggiore e che resisteva bene a un test, sempre a parità di condizioni, perdeva forza in quanto nel giro di 30 secondi sembrava una cosa incredibile. Probabilmente il cellulare tenuto a contatto con la zona cardiaca già per 30 secondi o poco più altera questi campi elettromagnetici. Ricordiamoci che il cuore è una centralina elettromagnetica
incredibile ed emette a sua volta un suo campo elettromagnetico che attualmente ancora, secondo me, è trascurato dalla scienza. Ricordiamoci che, e però è noto a livello ufficiale, il cuore viene misurato con il magnetocardiogramma, e questo è noto da decenni. Il magnetocardiogramma è solo costoso, ma anche il cervello. Esiste l'elettromagnetogramma. Perché non si utilizza? Adesso vediamo un attimo di Hans Jenny. Perché vengono poco usate? Per il costo, ma che funzionino queste frequenze e che i nostri organi emettano frequenza e che addirittura possono essere aiutati a risintonizzarsi, è un qualcosa che si sospettava già tanti anni fa, ma adesso... E allora? Bisogna silenziare qualcuno. Allora, un esperimento particolare che fa capire come le vibrazioni in base alle frequenze facciano cambiare la disposizione, per esempio, di polveri sottili, lo ideò proprio Hans Jenny, che è il padre della cinematica. Praticamente già a tempi, potrei dire, in confronto ad oggi, a livello tecnologico, all'età della pietra, perché se pensiamo a quanta tecnologia è cambiata ed è evoluta, con poco, parliamo ancora di amplificatori a valvole, con poco lui era riuscito a dimostrare che le varie polveri con un generatore di suono, praticamente un altoparlante per le basse frequenze, posto sotto una lamina di metallo. Sopra questa lamina perché anche io sto facendo questi esperimenti, viene messa una polvere sottile, lui usava il licopodio, ma si può usare tutte le polveri, molto sottile. Queste formano delle immagini che sono veramente suggestive e cambiano notevolmente in base al tipo di frequenza. Quindi la frequenza è vibrazione e noi, il nostro corpo vibra e può vibrare in sintonia, io ripeto, costruttiva o demolitiva, in base al tipo di frequenze che ci contornano, ma alcune di queste frequenze sono, come abbiamo visto prima, totalmente inudibili. Per esempio, la frequenza di madre terra a 8 Hz, che corrisponde alle onde alfa, è inudibile perché è a 8 Hz, ma ci influenza notevolmente. Allora, adesso cerchiamo di fare un'analogia tra le cellule e i diapason, cellule e DNA, cioè tutto quello che può vibrare. Ora, tutti noi conosciamo il diapason. Se io a distanza ravvicinata colloco una serie di diapason, il suono di uno mette in risonanza, in questo caso non è una biorisonanza, ma una risonanza tra diapason, e quindi tutti i diapason innescano questo tuning, questa risonanza, tutti vibrano alla stessa frequenza. Qui diapason lo accettano tutti, ma a livello cellulare, a livello quindi poi molecolare, noi siamo influenzati proprio da questo fenomeno. Quindi immaginate l'effetto della suonoterapia, della musicoterapia, l'effetto delle frequenze in generale. La card che abbiamo visto prima, quanto consuma? Niente. Semplicemente perché con il microchip, in realtà pare che ne abbia due, anzi, poi lo vedremo bene nella presentazione successiva, ma ce n'è un altro più piccolo, non visibile, può essere attivata anche da frequenze luminose. Io ho già provato con diverse frequenze luminose, non solo con la luce bianca, insomma, è un mondo, ma ha a che fare sempre con la risonanza. Risonanza che quando io vado a passare la card
aiuto a risintonizzare, in questo caso per biorisonanza, una serie di circuiti bioelettrici. Ora, noi sappiamo, come abbiamo visto prima, siamo fatti di acqua, esistono una serie di acque che si dice abbiano particolari proprietà, ma in realtà che cosa sono? Probabilmente queste acque sono in un luogo dove la Terra emana dei campi elettromagnetici particolari. E ce ne sono sul nostro pianeta, pensiamo alle necropoli, a Stonehenge, ad Avebury, insomma ci sono diversi luoghi sul pianeta Terra dove molte persone dicono di percepire una sensazione di benessere. Ora, che le frequenze abbiano un effetto positivo, quindi alcune frequenze, sul nostro corpo lo sappiamo sin dall'antichità. Pensate alle campane tibetane, pensate a tutta una serie di oggetti musicali che si usano in India. Ecco, qui si rivedono alcuni strumenti, quelli che abbiamo. Allora, in questi ultimi tempi mi ha particolarmente coinvolto questa card, che non ha nulla di magico, ma estremamente di scientifico, e ho cercato di scoprire degli effetti un po' a 360 gradi. Allora, da un punto di vista pratico, ho visto che è probabile che aumenti il suo effetto laddove la persona che sta facendo il trattamento all'altro sia concentrata, ovvero abbia una forma di intenzione, di concentrazione e di mente unidirezionale. Allora, non dimentichiamoci che i biofotoni studiati da Popp sono influenzati a loro volta dalla intenzione, quindi dalla forma di concentrazione che può avere la persona. Un'altra cosa che ho visto è importante avere un mudra. In realtà questa card ha un potenziale, per chi per esempio ha studiato Ayurveda o ha guardato qualcosa di medicina orientale, potrebbe avere un potenziale agendo su dei centri di energia metabolica, sono i chakra, ma anche su vari canali di energia. Questi non sono filosofia, perché questi canali, in particolare i punti, si vanno a identificare con un qualunque megaohmmetro o microamperometro, quindi questa è scienza e facilmente riproducibile. Quindi la mia ipotesi e i lavori che stiamo svolgendo ora recentemente è che possa andare a ottimizzare anche con una giusta presa, quindi con il giusto mudra. Il mudra è una chiusura energetica, diciamo, possa andare a ottimizzare, a contribuire un maggiore effetto. Quindi respirazione, concentrazione, impugnare con il giusto mudra la card, e per chi si cimenta magari con il mantra Om mentale, un tempo fa un'affermazione del genere avrebbe fatto ridere. Oggi ci sono lavori che trovate su PubMed sull'effetto della meditazione, ci sono tantissimi lavori, e addirittura anche sui mantra. Quindi tutto quello che può aiutare e che aiuta a concentrare la mente a livello psicofisiologico, per quello che sto cercando di identificare, per ottimizzare al massimo gli effetti di questo dispositivo, probabilmente anche il mantra Om mentale potrebbe ancora dare un quid in più. A questo punto ricordiamoci che sì, siamo fatti di acqua, di campi, e quindi basati sui campi bioelettromagnetici, e quindi abbiamo visto che i campi elettromagnetici hanno le loro frequenze, quindi potrebbero esserci delle frequenze anche un po' più ad hoc per alcuni organi. La cosa più particolare è quale tipo di
onda potrebbe essere più adatta? È la sinusoide. Se voi avete visto, è il suono puro, avete visto che suono, perché quello che io ho misurato prima con l'oscilloscopio vi ho fatto vedere sia nel video sia nelle foto, che cos'era? Una sinusoide, ovvero frequenze, quindi numero di oscillazioni al secondo emessi proprio dalla card. Queste che cosa fanno? Vanno proprio a ritararci sulla giusta frequenza. Quindi prima ho accennato alle campane tibetane, ecco, questa è sicuramente estremamente più facile, perché imparare a suonare le campane tibetane è veramente difficile. Concentrarsi con la card, concentrarsi significa semplicemente respirare, essere intenzionati, quindi avere l'intenzione di aiutare una ripulitura, un tuning per biorisonanza energetica la persona che stiamo trattando, e quindi questo discorso della concentrazione e intenzione io penso sia importante. E il risultato finale, poi facendo dei test, è che quella persona sta meglio, si sente meglio, ma soprattutto a livello pratico e empirico può avere un incremento di forza, un incremento anche però non solo di forza immediata. Ci sono persone che per esempio hanno testimoniato che dopo aver ricevuto il trattamento hanno fatto una corsa con meno senso di fatica. Quindi che cosa è? Praticamente è una forma di ottimizzazione bioelettromagnetica. Se uno stesso mantra non va bene, non è detto sia uguale per tutti, qui c'era un discorso estremamente lungo, questa card in realtà genera varie frequenze. Io ne ho misurata una, che è quella probabilmente che in quel momento era più facile da misurare, ma quando viene impugnata, e questo avrei dovuto fare parecchi video, ma lo potremmo fare se Giorgio ci organizza, vi farò vedere che in base alla concentrazione rispetto a una situazione o un'altra o alla persona che sta vicino escono frequenze diverse. Questo perché? Perché probabilmente questo è un dispositivo che entra in biorisonanza, in sintonia con il tuning, con probabilmente la necessità che ha la persona che sta davanti, ma non è detto che non aiuti anche colui che la sta impugnando. Questo è un fenomeno che abbiamo misurato dopo un seminario di KI, quindi tecniche di acquisizione. Probabilmente sono biofotoni, non sappiamo cosa siano, però ci sono tutta una serie di, diciamo, di misteri estremamente affascinanti che attualmente ci servono per vivere meglio. Allora, io lascerei, se ci sono spazio, a delle domande. No, domande le facciamo dopo, perché facciamo un dibattito tutti insieme, per chi poi rimane. Io, Alessandro, voglio dire che hai una conoscenza infinita, ti conosciamo anche perché hai scritto dei libri meravigliosi su come combattere la stanchezza, tutti i libri che avete scritto tu e Serena su proprio su come migliorare la performance, la salute, la prevenzione, quindi se avete un'esperienza infinita. Ma quello che tu oggi hai esposto è straordinario, a parte che poi fai parte della scuola di alta formazione e questi argomenti verranno approfonditi, ma la tua esperienza è preziosissima dal punto di vista tecnico, pratico, cioè oltre la teoria poi insomma bisogna anche mettere in pratica queste cose. Sperimentare e ottimizzare. E allora, mi viene un po' in mente come 20 anni fa, no? Quando iniziai a proporre self food, mi prendevano per matto,
oggi è inattaccabile perché il cell food Che è hanno uno delle dei bibliografie. rarissimi prodotti al mondo in grado di ossigenare le cellule e le pubblicazioni sono su PubMed. E quindi pensate cosa stiamo facendo adesso con S Drive, cosa stiamo facendo con la smart card. Quindi Alessandro, grazie di cuore perché poi tutto questo va integrato naturalmente in un approccio clinico e Certo, tecnico-scientifico. Grazie di cuore. bisogna assolutamente poi inserire la pratica. Io ora sono estremamente coinvolto, oltre che curioso, di vedere tutte le possibilità, le caratteristiche che questo dispositivo può offrire per contrastare tutte le varie forme, diciamo, psicosomatiche di stanchezza, cioè tutti quegli argomenti di cui parliamo in continuazione. Volevo solo accennare che noi siamo non solo, come abbiamo detto prima, che viviamo di questi campi elettromagnetici, ma siamo anche magnetizzabili. Concludo solo con questo, non solo per il ferro che noi conteniamo nell'eme, quindi nell'emoglobina, ma anche per la magnetite. E la magnetite che si trova nel cervello e nel sistema nervoso, scoperta appunto da Hirschwink, potrebbe entrare in biorisonanza proprio con questo dispositivo. Ed è uno dei motivi, potrebbe, è una mia teoria, uno dei motivi per cui è importante soffermarsi un secondo sulla sommità della testa, diciamo su quello che sarebbe chiamato il chakra della corona. Perché a livello empirico, visto, si ottiene un pochino di risultato in più. Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info@epinutracel.it.